Ciao. Ciao Naso. Che buon odore. Sentito? Sughetto. Sì. E senti questo? Basilico. Buonissimo. Buono, mi piace un sacco. Ecco qua, così prende un bel saporino. No, mi sono ricordato, mamma lo metteva direttamente sulla pasta il basilico, visto invece. Ci mettiamo anche un po' di chi se ne frega. Non volevo dire niente, Giorgio, solo visto... Lo sappiamo, dai, che tu pensi che tua madre è l'unica al mondo saper cucinare. No, Giorgia, non volevo dirlo con questa intenzione. E invece io non so cucinare. Lo so che lo pensi, ma non hai il coraggio di dirlo. E questo è il problema. Giorgia, che è semplice, mica lo offendo. Non è vero che io penso che tu non sappia cucinare. Penso piuttosto che magari ognuno è forte in un campo, piuttosto. E che io invece in cucina non c'entro niente. Ma non mi far dire cose che io non penso. Dai. Penso. Ecco, Giorgia, diciamo che in questo campo non esprimi proprio il meglio. Magari ce ne sono altri. Ma quante parole per nulla. È così semplice dire la verità. Proprio affrontala direttamente. Giorgia, tu non sai cucinare. Ma non mi offendo, anzi, guadagneresti molto di più in stima e in rispetto nei miei confronti, perché se tu sei leale, io sono felice. E Giorgia, tu non sai proprio cucinare. No, però, sei un vigliacco, perché hai fatto finta di non saperlo dire, invece poi lo sai dire perfettamente. E soprattutto quello che pensi, perché pensi che io non sappia cucinare. Ma non è giusto, hai fatto tutta questa scusa nel basilico, cioè, per dire che io non so cucinare alla fine. Questo è quello che pensi. Lo sapevo io. Ma perché non imparo mai? Giorgia, mi correggo, tu non è che non sai cucinare. Tu proprio dovresti star lontana dalle pentole. Questo dovresti fare. Altro che le... Cosa, scusa? No, stavo pensando, il sugo è ottimo. Ma proprio, l'ho assaggiato, ho detto... Ma proprio mi dicevo, porca vacca, quanto è buono il sugo. Non è vero. Davvero. Mi stai prendendo in giro. Giorgia, forse hai ragione tu. Io chiamo mamma e le dico, mamma, non mettere più il basilico sulla pasta, no, buttalo dai, direttamente no, dentro. Si offende. Vado a chiamare. Guardami, vado a chiamare. Casche? Hai cominciato tu. Già, è arrivata la professoressa. Ma perché devi avere sempre ragione tu, sempre? Non ho sempre ragione io, sei tu che hai sempre torto. Casche? Le matte risate. Ma perché andare al cabaret quando la comica ce l'ho in casa? Per lo stesso motivo per cui io non vado mai al manicomio. Casche? Oh, sei scivolata, dispiace. Ti sei fatta male? Pace. Beccato. Scusa. Mi spiace. Simpaticar, parcheggia nel tuo cuore. Sì, Naso, è mezz'ora che sei lì dentro. Se non ti muovi, facciamo tardi. Per che cosa? Per la cena da mia madre. Adesso non far finta che ti sei dimenticato. No, Giorgia, no, a casa di tua madre no. E meglio, tu a casa di mia madre ci vieni. No. E fai anche il simpatico. No. E le fai anche un sacco di complimenti per la nuova acconciatura. No. Sì. No. Emilio? Allora ricapitoliamo. Adesso andiamo a cena da mia madre. Sì. Tu fai il simpatico. Sì. Le fai un sacco di complimenti per la nuova acconciatura. Sì, sì, tanto. E bravo. Adesso ti sbrighi. Vedi che dialogando si risolve tutto? Sì, sì. Torniamo presto? Muoviti. Buonissima. Sì, davvero. Molto. Sì, però ragazzi, dai, non vorremmo mica lasciare l'ultima fetta di torta. No, grazie. Dai. Davvero, no. Tita. No, perché? Dai, te la stai mangiando con gli occhi, tu. No, davvero, sono piena. Tagliela tu, Giorgia. No, io ne ho già mangiate due fette, guarda, sto scoppiando davvero. Basta. No, dai, sono a posto. Tita, dai, non farti pregare. No, davvero buonissima, ma io se ne mangio un altro po' scoppio.
La portate a casa magari, ve la mettono in pacchettino? Ma no, mangiatela domattina a colazione, no? Nel latte. Vabbè, allora, visto che non la vuole nessuno, me la mangio io. Troppo buona. Però non si fa così. Che cosa? No, dai, fai tanto amici amici, poi dopo mangi l'ultima fetta. Dai. Hanno ragione. No, stanno scherzando. No, hanno proprio ragione. Non sei serio? Davvero cafone? No, no, un momento, Emilia avrà anche sbagliato, però insomma, cafone mi sembra un po' tanto. Ma chi è che ha sbagliato? Chi ha sbagliato? Dai, non si fa così, non si fa, dai, su. Che lui non sia un signore della casa non vuol dire che non sia una brava persona, voglio dire... Chi è questo signore della casa? Mangia, mangia. Mangia, Emilia, va. Buongiorno. Buongiorno, è un tubetto di crema oftalmolin. Sì. Perché mi vengono dei bruciori qua e questa è veramente l'unica crema che non mi fa passare. Davvero, sì. Guarda, guarda qua. Effetti collaterali, irritazione, appannamento, cecità temporanea. Sì, ma solo sporadicamente. Non esatto, solo sporadicamente, dai. Ma cosa vuol dire sporadicamente? Poi diventi cieco? No, sporadicamente. Cioè un po' ci vedi, un po' no? Esatto. No, però no, questo no, 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 per carità, no, grazie, grazie mille. No, va no. Bene. Vabbè, possiamo prendere la magnesia? Sì. Una confezione di magnesia. Sì, sì, subito. Sì, sì. Magnesia. Lei prepara la peperonata e allora spesso mi rimane un po' di acidità di stomaco. Magnesia. Ecco qua, guarda, anche qua. Nausea, tachicardia, dolori addominali, ulcera perforante. Ma stiamo scherzando? Talora. Talora, talora. Ma cosa vuol dire talora? E se ti viene l'ulcera, ti viene? No, talora. Se c'è talora, non viene l'ulcera. Beh, vabbè, ma questa, la magnesia, l'ho sempre presa. Non guarda, è... Lasciamo perdere, per carità, grazie mille. No, no. Vabbè, posso prendere il dentifricio al gusto di frutti ma di guarda, bosco? Ma guarda, spero che non ci sia nulla di grave. No, perché lo prendevo lo usavo da bambino. Appunto. Pensi che era veramente l'unico dentifricio che mi faceva lavare i denti volentieri. Che cosa? C'ha qualcosa per l'asma? Non... Senti, senti, senti. Potrebbe causare piorrea, diarrea, faringiti gravi, shock anafilattico. Ma cosa ti danno da bambino? Non lo voglio io. Lo voglio, il dentifricio lo voglio. Metti giù. Non lo voglio. Metti giù. Non lo voglio. E poi ieri sono stata in centro e mi sono comprata questo vestito nuovo. Come mi sta? Ti piace? Una vista è... Ma di la verità. Forse è un po' troppo frufru, un po' troppo da ragazzina. Il discorso potrebbe essere... Ma è che mi sta un po' stretto. Mi segna un po' troppo. Ma dove è finita la mia bella silhouette? È troppo aderente. Ma secondo me se... Cioè, potrebbe scendendo anche un po' più... Giorgia! Sì, qua col caffè. Di caffè, sono Giorgia, di caffè. Sì. Emilio ha appena finito di dirmi che sono una vecchia, grassa e demodè. Sei impazzito? Io? Sei tu! Io non ho detto niente. Sì, hai detto. No, non ho detto niente. Lei mi chiedeva, non ho detto niente. Bello screanzato che ti sei preso. Giorgio, non ho detto niente. Un minuto da solo ti lascio, Emilio. Proprio non ce la fai, eh? Non ce la fai. Non mi sono proprio espresso. Non ho detto nulla. Ah, cosa come mi sta questo vestito, allora? Come le sta questo vestito? Visto? No, Vergognati, Emilio. Proprio vergognati. Ma non ce la fai proprio tu, eh? Mamma, i vestiti li fai vedere andiamo, a me. Andiamo. Lascia perdere, guarda, andiamo. Sono stato educato dai preti! Adesso interroghiamo su una materia a caso. La precedenza. La precedenza. Venga. Venga, venga, venga. Giorgia! No. Amore, vai. No, non ce la faccio. Amore, sei tu. Non lo so. Ma no, ma sei la più brava. Ma ci siamo preparati tanto. Ma sei fortissima, tu sei tutto. Chi sei tu? La tua pisola. Sì, ma sei la più forte. Chi sei tu? La più forte, la più forte. Allora, signorina Giorgia, si accomodi, prego. Venga, venga. Dunque, questa è la sua autovettura, comprata alla Sympathicar, fra l'altro. E questo è il camion di Tripoli, che viene da sinistra. Stia ben attenta, come può vedere, per terra ci sono disegnate delle linee bianche e ci sono anche dei triangolini bianchi. Quindi lei che cosa fa? Arriva e dà la precedenza o passa prima lei? Tu.
così che si finisce se non si dà la precedenza. Si va all'inferno. No, 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 no. C'erano i triangolini bianchi, baby. Quindi o si dà la precedenza o si muore. Guardi qui che cosa ha fatto per colpa sua, per la sua negligenza, eh. Il camion di Tripoli mi ha già investito, non ho la patente, sono già morto! No, no. E se lo merita, se lo merita! È vero che se lo merita, giusto? Oh, giusto! No. Passalacqua, lei è un mostro. Apri gli occhi, Passalacqua, dai la precedenza ad uno psichiatra, giusto? Giusto, giusto! Gli scienziati, hanno calcolato che al pianeta ormai mancano pochi anni di vita. I gas stanno distruggendo l'atmosfera. Sì, no, sì, sì, sì. No, no. No, senti, però, di chi è la colpa di questa situazione? Di chi è la colpa? Delle multinazionali, con la loro iperproduttività di gas. Non ci posso... Ma ci saranno dei colpevoli precisi? Beh, sì, non so, per esempio... I gas prodotti dalle automobili. Lo sapevo. Buongiorno. Solita riunioncina? Successo qualcosa oggi? Non ti vergogni? Ma proprio non ti vergogni per niente. Ma che cosa ho fatto? Emilio, hai idea di quanti gas produci tu? Chi ha fatto la spia? Emilio, non fare l'insensibile, eh? Hai idea che tu e le tue automobili state distruggendo il pianeta? Ma dai, Giorgia, ma non esagerare. Adesso stiamo trovando delle energie alternative, all'idrogeno... Ma certo, certo! Forse non sai che probabilmente tra 50 anni nessuno di noi sarà più qua. Ma sì? Lo sai? Fate riunioni in un'altra casa? Dai, per piacere, su! Perché sempre qua state, anche un'altra casa... Un cretino! Sto con un cretino! Vanno già via? Ti spiace. Oh, però voi ironia proprio, zero. E adesso con tanta ironia ridiamo. Ma ridiamocela bella grassa proprio. Ha, 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 e ha. Oh. Ci fermiamo? I carabinieri. Stai calmo, eh? Sì. Buongiorno. Salve. Patente libretto. Sì, io ho il foglio rosa perché sto facendo pratica. E privatista, le sto insegnando io. Poverino mio Emilio, sì, io sono un po' alle prime armi, quindi mi segue lui. Lo sa che se succede qualcosa la responsabilità è tutta sua? Sì, sì, maresciallo, ma non si preoccupi, è tutto a posto. È tutto a postissimo, non si preoccupi, anzi se la prende un sacco. Emilio è attentissimo, per esempio prima per poco, cioè non ho dato la precedenza a un vecchietto. Benissimo. Che era in bicicletta, mica l'ho visto, però per poco non lo stiravo e mai sei... Bene. Da morire, mi ha fatto una scelta. Bene. Neanche idea, sì. Ma anche prima c'era un passaggio a livello praticamente. E per un pelo siamo passati. Bene. Per poco l'abbiamo schivato. Mi sono spaventato un sacco, ma non per il passaggio a livello, per lui, Giorgia. Perché ha urlato in una maniera. Bene, Giorgia. Benissimo. E che maniera. I ragazzi scherzano perché loro mitizzano, enfatizzano, gninnizzano. Ma no, è vero, guarda che se la prende veramente. Cioè, si arrabbia sul serio e mi fa spaventare. Per esempio, poco fa, proprio 30 secondi prima che lei ci fermasse. E praticamente c'era... ho suonato un po', no? Perché comunque è divertente, no? Il clacson. E ma sei arrabbiato un sacco! Che ne sapevo io che c'era l'ospedale? Cioè, non... Perfetto, no, che... scenda dalla macchina. Io? Non lei. Lui, il criminale. Io? Il criminale? Cosa hai fatto, Emilio? Ma si può sapere cosa fai tu? Mi sono fidanzato, Giorgio. Ecco che cosa fai. Sempre nei guai si va a cacciare. Ma non mi posso mai fidare. Mai, mai mi posso fidare io. Emilio. Love. 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 Giorgia. Naso! Amore! Sei in bagno? Sì! Naso! Oh, il mio naso! Bellissimo! Bellissimo!
Grazie. È un pensiero tenero alla mia insegnante d'inglese preferita. Amore, vieni qua, grazie, grazie, grazie. Per adesso correggiamo, eh. Vieni qua, Emilio, alla lavagna. Che cosa vuole la terza persona singolare? Cosa vuole la terza persona singolare? E che vuole? La? Ah, la? S. S. La S. La S e la aggiungiamo qua. Mm? Questo è un erroraccio, erroraccio brutto, brutto, brutto. Mm? Lo sai. Quindi ti meriti un bel 4. No, va bene? 4. Che fai oggi? Esco con mia madre. Deve comprarsi un paio di scarpe ed è sempre un problema. Perché è un problema comprarsi un paio di scarpe? Mia madre c'ha 42. Ammazza. Provato in un negozio per trans. Ma sei un cretino. Ma cosa ti ha fatto mia madre? È un angelo. Beh, per adesso è ancora viva. Senti, veramente sbagli a pensare male di lei. Lei è stravagante perché è un artista, lo sai. Però veramente sbagli. Tra l'altro, stasera ci ha invitato a cena. No. Io pensavo di rimanere in casa. Ah, vabbè, allora la invito qua. Ma dobbiamo fare un fioretto, scusa, non possiamo rimanere noi due soli. Ma perché la tratti così male? Cosa ti ha fatto? Niente, che si mette... Ma non lo so, ma poi scusa, si deve veramente un grande affare per noi e per la casa. Anzi, tempo fa le avevo chiesto di pagarci delle bollette che non avevo tempo. E stasera ci dovrebbe dare anche le ricevute. Quali bollette? Tutte, quelle della luce. Poi? Aspetta, aspetta. Prova ad indovinare. Gas. Forse anche l'acqua. Senza luce non funziona il cordless. Mamma. Mamma, sì. No, mamma, lasciami parlare un attimo, lasciami. Mamma, stasera non veniamo a cena. No. No, no, non venire neanche tu. No, no, no. È meglio. Molto meglio. Va bene. Ciao. Oh, il gas e l'acqua non te le possono chiudere neanche per legge. Per dire. Cos'è questo? No, 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 amore, non toccare. Quello è un saldatore a stagno. Guarda che ti puoi scottare. Lascialo là. Lascio qua. Guarda, guarda, guarda quanto è bello qua. Questo è un olio invece? No, quello è un lubrificante, serve per svitare i bulloni. Lascialo stare, se ti vai in un occhio ti accechi. Ho capito, ma non sono così maldestra. Ti metti a toccare tutto, che ne so io. E questo cos'è, nuovo? Che c'è Giorgio? Amore, questa è una sparachiodi. Una sparachiodi, è pericolosa. Quindi che fa? Spara... E spara i chiodi. Guarda, stai attento, veramente, che c'è il colpo in canna, può partire un colpo. No! Vai, 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 vai. Wow, senti che roba. Cosa? L'incremento demografico del Sud America è pazzesco. In generale, in tutta la fascia equatoriale, l'attività sessuale è molto più alta che nei paesi occidentali. Hai capito? Pisi. Vuoi fare l'amore? Naso, perché? Come perché? Incremento demografico, attività sessuale, cosa pensi che sono nato ieri? No, veramente stavo leggendo un articolo. Sì, sì, questi sono trucchi che uso io. Pisi. E la fascia equatoriale è chiaro riferimento alla gloriosa Puglia. Ma dai, mascherina, vieni qua! Manteniamo alta la media continentale! E sono ammazzate, sono sciabolate! Dormi adesso? Credo che sia nella fase in cui sta scoprendo l'altra metà del cielo. Ah. Carino. Proprio la tua metà deve scoprire. Miglio, Dan, non sarà mica geloso di un bambino. Non sono geloso di un bambino. Se mi chiedi ti dà fastidio, ti dico mi dà fastidio. Ma ti dà fastidio? Mi dà fastidio fortissimo. Questo suo. Guarda che si sta muovendo.
Anche se è svegliato, vedi? Ciao, sì, zio. Amore mio, ciao, ti sei svegliato. Dalli con amore mio, poi quello chissà che... Vabbè. Federico, bello. Ti sei svegliato, tutto bene? Hai bisogno di qualcosa? Sì, che te ne vai. Ecco, io adesso ti strappo le falangi ad uno se tu mi rispondi di nuovo in questa maniera. Dai, caro, togli svegliato. Le mani addosso. Sei appena chi svegliato. Se ne frega, pazienza, a un adulto non si risponde così. Vabbè. E tu lo innervosisci. No, ma scusa, ma non... lascialo un po' più libero però. Ha bisogno d'affetto. Ho capito, ma non sarà troppo. No, non è troppo. Federico, dai. Su, non hai caldo a zio Emilio, su. Zia. Dimmi, amore mio. Perché non lasci il tuo fidanzato? Perché? Perché dovrei lasciarlo? Così stai solo con me. Ti piacerebbe? Amore, amore, amore. Allora facciamo una cosa, se mi lasci il tempo ci penso. Ok. Va bene. No, queste risposte non vanno bene per niente. Anzi, tu gli devi dire che non mi lasci perché zia Giorgia vuole bene a me, è no, chiaro? Vuole bene a me. No, e ti sbagli, caro, ti sbagli. Zia, dillo che vuoi bene solo a me. Amore, allora... Emilio? Io voglio bene solo a Federico. Questa risposta è sbagliatissima. Allora, no, tu gli devi dire adesso che vuoi bene a me e non a lui. Diglielo. Non lo smetto per niente. Tu gli togli ste mani da addosso. Ma no, vieni Emilio, fuori che sistemiamo basta. La faccia. Oh. Senz'altro, ingegnere, ma... No, pensavo... Magari era... Ciao, ingegnere. Ciao. Sì, pensavo di poterne parlare domani. Grazie, perfetto. Ci vediamo allora domani in concessionaria. Tante cose. La saluto, arrivederla. Giorgia, una telefonata di lavoro, non ti puoi mettere come una zecca. Se sto parlando di lavoro, devo parlare di lavoro, un attimo. Emilio, così ti uccidi, sappilo. Perché? Anzi, così, il problema è che uccidi anche me e fai del male a me. Per una telefonata. Emilio, gli apparecchi cellulari emettono delle onde elettromagnetiche, delle radiazioni, senti, radiazioni, che si espandono verso tutto quello che hanno intorno, va bene, in senso orizzontale. Ora, più sei vicino all'apparecchio, più forti sono queste radiazioni. Se si espandono in senso orizzontale, quindi tutto così, tu telefoni e io mi becco tutte le radiazioni. Io! Radiazioni, ma non ti fa paura solo la parola? Capito, ma allora uno che dovrebbe fare? Non dovrebbe telefonare? Con una telefonata fa tutto sto macello. No! Attenzione! Che c'è? Guarda cosa ho trovato! Parabola mantra. È una parabola che si installa sopra il letto e che annienta tutte le radiazioni. No, amore, non ci penso proprio a mettermi una parabola sopra il letto. No, è orrenda. Continuiamo a farci del male. Ma è bruttissima, allora. Scusa, ma poi mi vergogno, mi guarda. No. Radiazioni, Emilio, sono radiazioni. No, non mi interessa, è brutta la parabola. Spilla il telefono, pronto? Mamma, sì, glielo ho detto della parabola, ma non voglio sapere. Ma parli al telefono, allora le radiazioni... Ho cercato di spiegare, ci sono anche un sacco di effetti collaterali, ma proprio non lo vuole sentire, sì. Infatti, si alza la temperatura corporea, vero? Ti appaiono tutte le macchie? Mamma mia, non è allergia. Indebolimento sessuale. Ma è proprio rischioso allora. Caspita. Senza parabola e tutto. Mamma mia. Ok, va bene. Ciao mamma, che ci devo fare? Ciao. Peccato. Io alcuni sintomi ce li ho, non tutti.